Giornata di festa oggi a Umberto I, con ben 11 compleanni, tra cui una signora che ha compiuto 106 anni. Sì, e indubbiamente rimane una giornata particolare proprio per la presenza anche di questa signora ultracentenaria. Devo dire che per noi i cliché però di queste feste modulate nei vari aspetti durante l'iniziativa dell'anno sono un po' un continuum che ci permette da una parte avere una possibilità di far afferire parenti, amici, simpatizzanti, volontari a vario titolo che vedono e credono in questa struttura, come dicevo poc'anzi, come una piacevole famiglia in cui passare del tempo che ci appartiene, e dall'altra comunque per dare la possibilità ai nostri ospiti di avere sempre un contatto con la realtà, qualsiasi essa sia, e non solo quella sanitaria, quella psicologica, ma quella importantissima che è considerata quella affettiva. Oggi per festeggiare anche il coro Unitre? Anche il Coro Unitre è un'altra realtà che si interseca bene in tutte le iniziative che facciamo. Devo dire che fortunatamente non abbiamo mai momenti vuoti, ci sono sempre le varie associazioni, oggi è il caso dell'Unitre, ma perché no, della Croce Rossa che comunque è intervenuta, ad allietare questi pomeriggi in cui tutti contribuiscono alla loro maniera nel modo che meglio credono. Quindi la filosofia è un po' fare entrare i cittadini all'interno della casa e portare all'esterno gli ospiti. Assolutamente sì, infatti il nostro progetto da sempre è quello di fare rete con il territorio, quindi sempre di più cercare di far passare il messaggio che la casa di riposo non è un'entità chiusa, astratta, avulsa al mondo esterno, ma anzi collabora con tutti, è aperta con tutti, e si riescono anche a fare dei sinergismi interessanti con i vari enti e associazioni circostanti. Sono venuti i ragazzi dell'oratorio di Priacco, arriveranno i ragazzi dell'oratorio di Salto, abbiamo il discorso adesso, lo stiamo vedendo, di coinvolgerci anche con il gruppo anziani di Cornier, che ha ripreso vigore, con cui siamo ben lieti di collaborare. Quindi siamo vicini a tutti e cerchiamo di far sentire i nostri ospiti veramente a casa, e questo è un punto fondamentale per noi. Quanti sono gli ospiti? Attualmente noi abbiamo 74 ospiti, che è il massimo consentito dalla nostra struttura. Ci piacerebbe, potremmo averne di più, perché abbiamo una lista di persone che aspirano a entrare piuttosto nutrita, abbiamo oltre 30 persone in lista, però i limiti funzionali della nostra struttura sono questi. Non c'è in programma un ampliamento? Ma a me piacerebbe molto, ma non credo che la struttura è comunale, comunque non credo che ci siano di questi progetti in questo momento da parte dell'amministrazione.